Passiamo adesso a questo successo inatteso del Lecce a Roma per 3-2. Linea a Fabrizio Maffei. La inattesa è davvero poco, direi che all'Olimpico è successo l'incredibile. Erickson, ho visto i tifosi romanisti uscire con le lacrime agli occhi. Sembrava una resa, la sconfitta, la Roma è fuori dallo scudetto. Sì, mi dispiace veramente per loro, mi dispiace per i nostri giocatori, per tutti i romanisti. Il calcio è impietoso. L'incrocio all'Olimpico tra Roma e Lecce dal 1986 rievoca alla mente del popolo giallorosso sponda capitolina una delle delusioni più cocenti che una squadra e i suoi supporter abbiano mai vissuto. Domenica 20 aprile 1986, i salentini, già retrocessi e con solo 14 punti in classifica, nel penultimo turno di campionato riuscirono a battere per 3-2 una Roma lanciatissima verso il titolo, consegnando idealmente il tricolore alla Juventus che nel frattempo aveva sconfitto il Milan. Tutto accadde di fronte ad uno stadio olimpico esaurito, con quasi 70.000 presenze. I leccesi, invece, stravolgendo il pronostico, incisero nei cuori dei calciatori romanisti e dei loro tifosi una cicatrice indelebile, una delusione mai digerita fino in fondo da nessuno, ed in particolar modo da uno dei due attaccanti, che andò in gol nel corso della sfida fatale, Ciccio Graziani. Qualche anno dopo smise di giocare e divenne allenatore della Regina, ma quando giunse in Calabria vide riaffiorare la sua rabbia nei confronti di Riccardo Paciocco, ex leccese che faceva parte della Rosa Amaranto e che in quella domenica del 1986, nonostante fosse un attaccante, venne inserito in corso d'opera come difensore e marcò il campione del mondo del 1982. L'unico che ho avuto per un periodo allenatore con cui non sono andato molto d'accordo e fu con Ciccio Graziani. E lui venne a Reggio e durò poco, e perché ci fu un episodio con la tua vecchia squadra in una partita Lecce, Roma-Lecce, quando Lecce era già retrocesso e la Roma perse lo scudetto, e io entrai e il mister mi disse di marcare Graziani, quindi entrai da stopper. Immagina quanto potevo essere molto duttile in vari ruoli, e io vincere la partita era, per me era importante, quindi lo picchiai dall'inizio alla fine. Non era come adesso che c'è la moviola, 50 telecamere, quindi ci si picchiava, quindi era un altro calcio. Quando tornò a Reggio dopo tanti anni e lui mi disse ti faccio pagare quello che mi hai fatto in quella partita, e per un periodo mi mise fuori, non mi faceva giocare a Reggio, si legò quell'episodio lì e mi mise fuori quando io giocavo titolare. E allora la prima partita dove lui era allenatore perdevamo in casa, e io entro e feci gol, quindi pareggiamo, andiamo fuori casa, si perdeva, io entro, prendo il rigore e pareggiamo la seconda partita. La terza in casa si perdeva 1-0, mi disse di entrare, io ho detto no, non entro, non ti salvo più, non ti tolgo più le castagne dal fuoco. E perdiamo la seconda, poi fuori casa idem, perdiamo, mi disse di entrare, non sono entrato, e poi fu esonerato. E quando ci venne a salutare io gli diedi la mano e gli dissi te l'avevo detto che duravi poco a Reggio. Sì. Purtroppo io sono tanto buono quanto determinato, ecco.